Allora, eccoci qui, siamo a Piazza del Popolo con... Anita di Lernia, ciao. Di Lernia? Sì. Di Lernia mi ricorda il nome famoso, Leone, no? Di Leone. Lernia, sì. Sei parente? No, no. Ah, peccato. Assolutamente no. Ah, vabbè, è un personaggio importante. Siamo, abbiamo in comune solo la Puglia. E il cognome? E il cognome, eh beh, sì. Non è poco comunque. Eh beh. Ci fosse stato lui qui già avrebbe buttato un sacco di parolacce. Lasciamo perdere. Senti, sì. Leonessa, dai, Lernia, ci troviamo a Roma, siamo di fronte allo stand della FIFA Coppa, sì, del Mondo. Tu stai per entrare, però stasera c'è Sanremo, venerdì, e domani la finale. Stai seguendo Sanremo? Sì, un qualcosina, ma ho notato che ci sono parecchie persone anziane, quindi cioè... Non ti interessa? No, no. Tu che cosa avresti preferito? Che Festival musica? Festival Bar sicuramente. Festival Bar, quindi roba più attuale, diciamo, meglio, no? Sì. Qual è il tuo cantante preferito, musica preferita? Io ascolto un po' di tutto, sinceramente, non ho un cantante. Dai, diciamo uno, Rihanna, Rihanna, sì. Lady Gaga, questa... Rihanna. Io vedo anche il look alla Lady Gaga, qualcosa, no? Questo invece è più un look alla... Questa è l'American Style. Sì, come si chiama Rihanna. Quella? Lana Del Rey anche, no? Sì. No, eh? Old Style. Old Bene, Style. Simpaticissima, quindi non hai seguito Sanremo? Pochissimo, guarda, anche perché lavoro sempre, quindi arrivo a casa la sera, cioè mi metto a vedere Sanremo. Come accendi la tormenta? Bravo, mi addormento come subitissimo. E infatti c'è stato quest'anno, non so se lo sai, un calo di ascolti del 30-40%. Sì, sì, sentito, sì. Quindi non è solo una cosa tua, ma non un po' è di la tutti. Questione, forse è la crisi economica, che dici? Ma no, ma secondo me dovrebbero buttare fuori un po' tutta sta gente e far arrivare i giovani. Riciclare, no? Sì. Cioè, come si dice, rinnovare, non riciclare, rinnovare, il contrario. Rinnovare tutti i giovani, perché alla fine ci sono molti talenti che sì, giovani soprattutto, però incompresi tra virgolette. Però tra i giovani c'è qualche rapper, Rocco Hunt, Zibba, qualcosa di nuovo c'è? Non hai seguito neanche i giovani? Non hai avuto modo? No. Vabbè, no, questa sera c'è la finale. Va bene, allora ti rivediamo, casomai ci facciamo. Sapere. Grazie, ciao. A te, ciao. Ciao, grazie.